Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Venerdì 28 aprile, lettura del Vangelo secondo Giovanni, capitolo 6, versetti 52-59. In quel tempo i giudei si misero a discutere tra di loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse: in verità vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. In un tempo dove in molte parti del mondo, anche la nostra, si dà molta attenzione a cosa si mangia e come si mangia, fino a raggiungere la mania, perdendo quasi di vista la realtà stessa del mangiare, Gesù si presenta a noi come cibo. Cibo per tutti celiaci e non, vegani e vegetariani, carnivori e non. Insomma, la lista è lunga, però Lui è cibo per tutti. I cibi sono tanti, lo sappiamo, le possibilità altrettante. Dobbiamo stare attenti a non fare la fine dell'asino di Buridano, che di fronte alla scelta di due mucche di fieno è morto a causa della sua indecisione su quale mangiare. In fondo forse è vero quanto diceva un tal filosofo: noi siamo ciò che mangiamo. L'invito di Gesù a mangiare la sua carne è un invito chiaro e forte. Mangiare chiede di masticare, di triturare, di metabolizzare, di fare mio ciò che inizialmente mio non è. Noi, mangiando Lui, diventiamo, o dovremmo diventare, come Lui, e diventando come Lui dovremmo accorgerci che la sua assimilazione ci cambia. Mangiare di Lui significa credere, perché assimilando Lui nostro cibo, noi dovremmo diventare come Lui. Se noi mangiamo e respiriamo amore, noi diventiamo amore. Ma se noi mangiamo e respiriamo smog, ci ammaliamo. Grazie a ciò che mangiamo respiriamo male. Noi siamo trasformati da ciò che introduciamo in noi e nel nostro cuore. Così comprendiamo chi è Dio. È colui che, entrando in comunione con noi, si lascia masticare perché diventi in noi vita e noi possiamo diventare cibo per i nostri fratelli e sorelle. Credere significa allora portare a compimento il masticare e il bere, che è comunione di vita. Comunione fatta e comunione vissuta, comunione creata e comunione celebrata e danzata. Mentre mangio, ascolto, e ascoltando la parola lo assimilo. Non è questione solo di pensiero, è questione anche e soprattutto di vita. Sembra una cosa dell'altro mondo, ma ci possiamo accorgere come l'Eucaristia è via essenziale per una fede che non rimanga sui banchi di chiesa, ma perché cammini sulle strade dell'esistenza nostra e dei nostri fratelli. Grazie per aver meditato insieme questa settimana. Vangelo Daily si trova su tutte le piattaforme podcast in streaming e si mantiene grazie al vostro contributo. Vi piacerebbe sapere come contribuire? Scriveteci all'email vangelodaily@gmail.com. Che Dio vi benedica. A lunedì.